Oltre 1000 sindaci per il sostegno a Draghi. Lei, sindaco, cosa ne pensa di questa crisi di governo? Ha firmato l'appello? Io ho firmato l'appello convintamente. Io mi auguro che sia possibile risolvere questa crisi che in questo momento è assolutamente dannosa per le sorti del Paese. Abbiamo alcune scadenze che sono fondamentali e impellenti. Tutti siamo consapevoli che fra circa 10 mesi ci sarà la naturale scadenza di questa legislatura. È il gioco democratico, è assolutamente fondamentale che sia così, ma in questo momento altri 10 mesi di governo ci consentono da un lato di affrontare con un governo nel pieno delle proprie funzioni la crisi energetica che è imminente. Sappiamo tutti che l'inverno si preannuncia particolarmente delicato e quindi abbiamo bisogno di avere un governo in grado di fornire delle risposte immediate per il superamento di questa crisi energetica, e dall'altro abbiamo delle scadenze che sono collegate alla rendicontazione per il PNRR, e sappiamo che in assenza di un lavoro continuo da parte del governo diventa veramente molto complicato riuscire a centrare gli obiettivi e quindi anche ad avere le tranche successive. Siamo in attesa della rendicontazione che dovrebbe arrivare entro i prossimi mesi, e questo dovrebbe sbloccare ulteriori 24 miliardi. Il Paese in questo momento ne ha bisogno, non possiamo permetterci una crisi in questo momento. Ma credo che sostenere con un appello la riconferma del Presidente del Consiglio sia doveroso in questo momento, perché Draghi è il profilo di più alto livello istituzionale che l'Italia può spendere a livello internazionale. Dalla stabilità del governo passano tantissime occasioni di rilancio per il nostro Paese, in questo caso il PNRR, tanti fondi, tanti provvedimenti che sono necessariamente richiesti dall'Europa per poterci dare quelle risorse per poter continuare a crescere come Paese. Quindi Draghi oggi per noi è, direi, il punto, la polizza sulla vita del nostro Paese, quindi era fondamentale sostenere il suo percorso. Ho firmato l'appello come Comune di Gaiba insieme a tanti altri sindaci, perché credo che abbiamo bisogno di stabilità in questo momento. È una fase delicata dove ci troviamo a gestire anche i fondi del PNRR, quindi è fondamentale soprattutto per la stabilità del nostro Paese e per tutti i sindaci che amministrano avere un governo stabile, quindi questa crisi è totalmente inopportuna in questa fase. Sì, io non mi soffermerei tanto sul fatto di aver sottoscritto o non sottoscritto, perché non sono mai contrario al voto, ma dobbiamo stare molto attenti a non perdere occasioni come il PNRR, che in questo momento sono molto importanti. Ma l'abbiamo firmata in tanti della provincia di Rovigo, molto decisi e anche convinti, perché francamente non è proprio il momento per una crisi di governo. Stiamo proprio cominciando a rilanciarci dopo un periodo difficile, il Covid, l'emergenza dell'Ucraina, che anche per noi comuni è stata altrettanto impegnativa, perché poi le persone arrivano e vengono in comune, insomma tutta una serie di situazioni difficili. Il PNRR cominciava a darci qualche segno di speranza, un po' erano ripartiti anche gli investimenti della regione eccetera. Francamente sì, insomma, è del tutto inopportuna, fuori luogo. Noi sindaci veramente non abbiamo capito il senso, ecco, di questa cosa.